Sud Sin Fermento Beer Festival, la seconda edizione dell'evento che lega la degustazione delle birre artigianali e i sapori tipici locali, si è conclusa ieri domenica 5 giugno. Abbiamo ascoltato il mastro birraio Rocco Caldaralo, promotore dell'evento. Le cose che abbiamo fatto in più quest'anno sono state attenzione alla qualità, quindi abbiamo fatto un percorso di scelta dei prodotti sin dall'inizio, no? Quindi abbiamo obbligato gli stendisti a prendere determinate materie prime da chi dicevamo noi, quindi dai vari fornitori che noi stessi abbiamo scelto, e quindi il risultato c'è stato su questo senso, anche perché la gente è rimasta molto soddisfatta, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei panini, del lattiero caseari, anche della carne, dei salumi. E poi vabbè, abbiamo fatto questo gemellaggio con Birra Salento, che è una birra che si sta lanciando sul mercato, anche se è una beer firm, però a breve dovrebbe diventare una birra prodotta nel nostro territorio, quindi a Leverano. Partirà a breve il progetto ed è una birra che in questa nostra edizione ha avuto un grande successo. Noi ogni anno comunque, voglio dire, lo slogan è sempre quello di portare sempre la gente all'interno della birra, e quindi comunque di fare un percorso di cultura ogni anno diverso, come facendo vedere altre birre che comunque si esprimono in tutte quelle che sono le proprietà organolettiche positive di un prodotto. E quindi sicuramente il prossimo anno punteremo di nuovo a fare un abbinamento di questo calibro. Dal 31 maggio a Noci è stata protagonista la cultura della birra. Il tutto si è svolto nell'area antistante il laboratorio di produzione e vendita del birrificio artigianale Suds di Noci.